Robert, eccoti finalmente. Ciao, che bello rivederti, il mio amico pescatore. Senti, innanzitutto mi dispiace quello che è successo con Riot. Capisco che abbiano una gran voglia di mettere le mani addosso, ma se da un po' ho questa voglia di un tipo di pesce che è molto raro, mi hanno detto da trovare. Una cosa da proporti. Tu mi dovrai portare un grongodrillo entro stanotte e io ti darò un match per il titolo. Il match che vuoi, per il titolo che vuoi. Ok, quindi prenditi poi la giornata libera. Buonasera a tutti, bentornati a Takedown, lo show meglio amministrato e più bello di tutta l'EVWE. Qui, come al solito, il vostro sempre simpatico Tommy che vi saluta in compagnia del grande Jack. Ciao Jack. Ciao Tommy, ciao a tutti, buona serata. Stasera siamo orfani del nostro illuminato general manager e dopo vi spiegheremo anche perché, ma intanto avete già visto, è impegnato con, appunto, con degli impegni istituzionali, avete visto, ha fatto una richiesta molto specifica a Robert, ma intanto andiamo a vedere la card, perché stasera la card è molto molto interessante. Guarda, subito, pronti via, un tag team match per scaldarci bene, per partire, perché bisogna esaltarsi da grande, e poi Masada contro Ghost, match che non mi voglio perdere Esatto, per me assolutamente. sarà il match della serata. Molto probabile, ma guarda anche qui, Bobby Blackwell contro Gold Thunder. Bobby ha le idee molto chiare su quello che vuole fare qui a Takedown e la prova sarà molto 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 faticosa. Poi guarda, il main event della serata, Crazy Horse contro Cosa dei Benny Green. conti? Cavallo pazzo contro il dottore, questi qua hanno molto più che storie tese tra di loro, ma tanto, che ci fa? Questo è Exalted Man, che ci fa sul ring? Non era nella card. Ma senti anche tu quello che sento io. Oddio! Ma questo ritorno! Sono nella EVWE! Ma non Godiamoci, è! godiamoci l'entrata. Wow, Tommy, che subito si inizia subito col botto questa puntata e batte attenzione! Ma non Quindi è un impedisce! match. Sì, così, È un match torna! allora. Incredibile! Si parte col Guarda, botto! sono troppo su di giri. Sono troppo su di giri su questa cosa qui. Simo ci ha fatto un grande regalo, ma guarda, non ho parole, non so cosa dire. Abbiamo il privilegio e la fortuna di avere un grande amico come Simo, un partner, un collega che adesso è anche general manager e non ne sta sbagliando una. Non sei contento come me? Allora, sì, sono contento perché comunque abbiamo condiviso diverse puntate insieme, però non sono molto contento del suo atteggiamento. Comunque, vedremo come si comporterà nelle prossime settimane, ma concentriamoci un attimo sul ritorno di Anonime che così, cioè, questo è anche un unsanctioned match. Visto che non c'era nella card, quindi è tornato Anonime e ha voluto subito affrontare Exaltened, così. Cosa. Anche questo è un match veramente che scalda. Io ero già pronto per il match di coppie tra i gigantoni norvegesi contro Ryan e Taylor. Però insomma, dai, mi va bene anche Ottimo questo. Sperando che sia riscaldamento, un dai. match.
Esatto, sperando che sia un match insomma che valga la pena, ma insomma sulla carta direi proprio di sì. E tra l'altro apprezzo anche un'altra cosa, apprezzo che tu abbia voluto bypassare insomma lo scivolone istituzionale che hai appena avuto, perché non è possibile che Simo abbia dei comportamenti che non ti piacciono. Simo non ne sbaglia una e te l'ho già detto anche prima, però dai, non parliamone più, è stato solo uno scivolone il tuo e ma andiamo concludo, avanti. Cioè concludo, ti smentisco le tue parole, perché allora io non mi pento di quello che ha detto e neanche delle diatribe che abbiamo avuto io e Simone. Intanto qua si prende subito un calcio. Comunque, io mi dissocio, guarda, mi dissocio, te lo dico. Aspetta, io lo rispetto, lo stimo, tutto quello che vuoi, però a volte ragiona col cuore invece che con la testa, secondo me. Si lascia troppo prendere le emozioni e gli basta, ci vuole poco per fargli cambiare idea, quindi boh, non lo so. Poi sull'operato da general manager vedremo, ancora è presto per giudicarlo, vedremo. Intanto c'ha, come giustamente hai detto, bisogna sottolinearlo, ci ha già regalato questa sorpresa, il ritorno di Anonymi, che ha un match molto importante con Exalted, che ha voglia di riscatto, perché comunque sta combattendo molto spesso Exalted e non sempre riesce a portare a casa il risultato, quindi vedremo. Beh sì, insomma, il bello di Takedown comunque, oltre al nostro general manager appunto e al nostro team di commento, che comunque dai, diciamo, ce lo siamo belli anche noi, se non bellissimi, non è che adesso nominare sempre il nostro general manager. Ma io, guarda, veramente sto dicendo le cose come stanno e insomma abbiamo uno show. Come la pensi tu? Non è che come stanno. No, è un dato di fatto. Abbiamo uno show che è il numero uno, che ha trionfato nel Survivor Series, che ha i lottatori migliori. Tutti i lottatori qui hanno una possibilità, perché puoi anche avere un periodo di alti e bassi come l'ha avuto Cavallo Pazzo, per dire, però sei puoi andare dal main event di WrestleMania ad avere anche una piccola faida come c'è adesso con scusami, uno, due, vicinissimo, scusami Tommy, ma qua stava per capitolare, infatti subito crossface, attenzione, non mi può rischia di cedere subito appena rientrato in federazione, no, Exaltemen la molla. No, ma hai fatto benissimo interrompermi, perché era proprio quello che ti stavo dicendo. Cioè, vedi, ogni lottatore qui ha la sua opportunità di dire la sua. Può essere il main event di WrestleMania, come citavo l'esempio di Cavallo Pazzo. Hai il main event di WrestleMania, oppure anche solo una piccola faida, che sulla carta è solo una semplice faida, ma invece sono match che ti legano allo spettacolo, perché tra il dottore Benny Green e tra Cavallo Pazzo abbiamo già visto dei grandi match e continueremo a vederli. Questo è Takedown, signore e signori, altro che Fury, altro che NVG. Poi per carità, il VWE è tutta grande qualità, ma però permettimi di dirlo, insomma, Takedown forse qui c'è quel cosino in più che io non mi voglio mai perdere, ecco. Intanto attenzione, Pampedo, il Facebuster, conto di uno. Sì, allora Tommy, certo, sono d'accordo su tutto, per carità, io sono molto contento di commentare qua Takedown e farne parte, ma non è che è merito di Simone, sì, una buona parte ci ha messo anche lui, però chi si fa male per darci spettacolo sono loro, quindi non sono loro lottatori, quindi non è che Simone adesso è l'artefice di tutto, diciamo. Però no, ripeto, io non lui... giudico in base solo agli screzi che abbiamo avuto in passato. Se farà benissimo da general manager, sono contentissimo, sarò il primo a stringergli la mano e a bermi anche qualche birra insieme. Ma è ovvio, ma guarda, ma lo sta già facendo, dai tempo, ma già le premesse sono sì, confortanti. Sì. E poi appunto, come ti dicevo prima, guarda quei grandi lottatori che danno, che poi ognuno può veramente avere la sua possibilità, proprio vedi questo ricircolo. Adesso vabbè, abbiamo un attimino il problema che Morris sta avendo delle pretese con la sua grande campione Thunderpole, che tra l'altro hai visto stasera, né Morris né Thunderpole sono presenti né nella card né nell'arena. Questo un pochino mi dispiace, perché insomma io il nostro campione lo voglio sempre vedere almeno una volta in serata. Tanto attenzione crossface, ne parliamo, attenzione qua rischia di cedere ancora,
Exaltem non vuole dargli la vinta solo perché ha la foga del ritorno anonime, quindi lo sta mettendo a dura prova. Allora Tommy, ci sta che non ci siano nella puntata oggi, comunque ci vuole dopo che sono stati protagonisti di un grandissimo match, un po' di pausa, ci sta. Poi magari durante la puntata scopriremo altre cose. Intanto spinning back kick da parte di Anonime, questa è la fine, 1-2 e... Ma come ha fatto a uscire? Io ero già pronto a chiamare il 3, onestamente. Anche io! Grandissimo Exaltemel che non vuole arrendersi facilmente. Intanto qua, rischia di venire fuori dal ring. Anonime si prende uno shoulder block. Exaltemel poi ci delizia con una delle sue acrobazie molto sensuale. Non è proprio il termine che avrei usato, però rende molto bene l'idea, sì, quello. Assolutamente. Mi dissocio da quello che hai pensato. Tanto si lancia a vuoto. A vuoto, Exaltemel rischia di farsi malissimo. Ma non capisco se forse l'ha toccato leggermente, non riesco a capire, sembrerebbe, ma... No, forse l'ha sfiorato leggermente, però in qua torna sul ring, attenzione, intanto German Suplex. Release German Suplex, però si rialza subito, prova da essi con lì, no, glielo rende, gli rende il German Suplex con gli interessi. E qua dice, sono Exaltemel e tu sei a terra, Anonimi. Stacce, come dicono a Roma, stacce. Però, ragazzi, troppo bello il German Suplex. Sia il German che il Belly to Belly sono sempre, se ben eseguiti, sono sempre bellissimi. Crossface, triple crossface, ancora. Fate Exaltemel che molla la presa, ha sempre questa tendenza a mollare la presa, forse non sicuro della tecnica ben eseguita, allora dice perché sprecare energie e concludere una cosa che non si può concludere, e quindi molla la presa. Sono d'accordo con te, allora, forse lo fa più per indebolire che per farlo cedere, magari sta solamente facendo delle applicazioni. Infatti prepara per la Camel Clutch, attenzione perché qua è vicinissimo a cedere. Anonime si dimena, ma non ha scampo. Vediamo se riesce a liberarsi, ma qua è già nella morsa. Insiste Exaltemel. No, cosa fa? Decide di prendere le braccia. Lo aggancia ai piedi. Riesce a evitare una fine body slam a segno. Non ho fiato. Che match. Lo so, guarda. Sto lasciando parlare te per quello, ma porca miseria che match. Mamma mia. Attenzione intanto, no, l'epica super sembrava caricamento Brain Buster. Cosa fa? Calcione molto stiff alla schiena. Prova con una gomitata, no, calcio all'addome da parte di Exaltemel. Rimane stordito. Anonime però riesce a sfuggire a una body slam. Cosa fa? Lo prende. L'aggancia e lo sottomette con questa presa, no! Reazione di Exaltemel che però ha sentito il colpo. Sì, non credo. Anonime va a segno. Spin back kick, questa può essere la fine. Uno. No. Quasi solo due. Quasi due, uno e mezzo. Quasi. Rialza. Non sufficiente però. Alle rolling. Dirt Valley Driver, può essere la fine. Uno. Due. E 3, Anonime porta a casa la vittoria, è un solo ritorno con il botto, veramente con il botto, complimenti a questo lottatore che ha dimostrato di essere già in forma, con un Exaltemel che sta venendo a toccare la pelle. Eh sì, vabbè, è stato un match veramente sanguinoso, hai visto? Suplex anche dal paletto fuori dal ring, non si sono veramente risparmiati e nessuno dei due esce sconfitto. Certo, Exaltemel esce un pochino più sconfitto, giustamente. E intanto, guarda, ascolta un po' bene, questa è la musica di Bogdan. Bogdan ci delizia con la sua presenza. Ma d'altronde l'hai visto anche tu, dopo aver vinto la Rumble sta un po' facendo il giro di tutti i roster, E la settimana scorsa in NVG, dove è andato da Prison, era dirgli, guarda che... Aspetta, non è solo Volto. Suo manager. Tra l'altro noi in effetti Bogdan l'abbiamo sentito parlare pochissime volte, parla sempre il suo manager Volkov.
Come ti dicevo, l'hai visto settimana scorsa che lui è andato a NVG dopo il triple threat che ha visto il nuovo campione Prisoner, e hai visto che Bogdan è uscito applaudendolo come dirgli: magari scelgo te. Adesso è qui a Takedown. Ricordiamo che Bogdan comunque fa parte di Fury, e io personalmente ti dico, so che è controproducente per Takedown, ma io pagherei il biglietto per guardarmi Bogdan direttamente contro Moloch. Cacchio, quello sì che è un grande match che mi vorrei proprio vedere, non so te. Sì, è un match, è un dream match, diciamo. Perché comunque sì, è una bella corazzata questa che ha messo su Bogdan o Volkov, non so chi ha cercato chi. Comunque, vediamo come sarà. Altro pioggia di stelle qui per sì, Volkov che non vada a spese. Non so come faccio a non prendere fuoco, deve essere ignifuga la sua giacca. Senti, ma che ha da dire? Vediamo, anzi, scontiamo. Privet Universo IVW, mio nome è Alexander Volkov e sono consulente personale di vincitore di Royal Rumble Match e futuro vostro campione del mondo dei pesi massimi, Bogdan Ivanov. Non sono venuto qui oggi a Takedown per mandare il messaggio a Inetto, patetico mezz'uomo campione Thunderpole, né tantomeno per mandare il messaggio a suo Inetto, patetico mezz'uomo sfidante Bobby Blackwell. Sono qui oggi per discutere di faccende importanti con persona che ha voglia di rivoluzionare sua carriera. Persona che, agli occhi di comando a Takedown, non merita di diventare campione dei pesi massimi e per questo viene sempre messa da parte, dimenticata e mai presa in considerazione. Se avete visto scorsa puntata, sapete perfettamente chi è persona a cui mi riferisco. Perciò prima di fare patto col diavolo per diventare il nuovo essere dotato di potenza disumana, perfino superiore a quella di mio cliente, Bogdan Ivanov, sottoscritto Alexander Volkov, chiede che il nominate venga qui nel ring e vi dia sue opinioni in merito, oltre che ovviamente una risposta definitiva, sì o no. Detto ciò, il nominate, sono qui che ti aspetto. Eh sì, Simo, pardon, Jack, scusami il lapsus. Eh sì, perché praticamente settimana scorsa proprio in nominate l'abbiamo visto parlottare un pochino proprio con Volkov dentro lo spogliatoio. Non abbiamo sentito che cosa si dicevano, però insomma forse era facilmente intuibili. Lui stesso adesso ci ha tolto ogni dubbio. Sta proponendo a Volkov, ai nominate, di entrare a far parte della sua scuderia, perché chi lavora con Volkov solitamente ottiene grandi risultati, e i nomi insomma ha anche appena perso il suo titolo, quindi ha bisogno di rilanciarsi assolutamente. Sentiamo un po' cosa da dire, se ha da dire qualcosa. Se posso, io sono contento se ci fosse questa alleanza, diciamo, perché i nomi ne hanno veramente bisogno. Sai quanto io adori i nomi? Anch'io assolutamente, un grande lottatore. Vediamo, dobbiamo sentito parlare tra l'altro, e vediamo un po' se ha da dire qualcosa. Hai detto la cosa giusta, grande Volko. Avere la tua richiesta qui in diretta davanti a tutti mi lusinga. Hai detto delle parole perfette, ma ne posso dirti di no? Ti dico sì. Preparati, Volko, voglio diventare più pazzo di come sono e io so che tu puoi riuscirci. So che anche tu sai essere spietato e puoi fare cose impensabili che solo un pazzo come me potrebbe immaginare. Insieme faremo grandi cose. Bogdan, tu invece, se hai bisogno di aiuto, chiamami. Anzi, se vuoi picchiare qualcuno e vuoi una mano, chiamami. Mi piacerebbe fare qualche voltag con te e mandare la gente all'ospedale. Ma che dico? Direttamente al cimitero e metterli sottoterra e non dentro una bara. Molto bene, allora, il nominate. Sottoscritto Alexander Volkov è soddisfatto nel sentire che sei pronto a diventare futuro mostro dominante di intera IDWE. Sottoscritto Alexander Volkov spera che questa alleanza possa essere utile ad entrambi, nonché a futuro campione del mondo dei pesi massimi, mio cliente Bogdan Ivanov. Fido subordinato di sottoscritto Alexander Volkov ti contatterà privatamente per indicarti il luogo dove dovrai recarti per iniziare a rivoluzionare la tua carriera.
Una volta lì ti sarà spiegato tutto chiaramente. Fino ad allora, mantieniti pronto a tutto in nome. Da sfidare. Beh, abbiamo, diciamo che se avevamo dei dubbi adesso ce li siamo tolti, quindi è ufficiale, il Nominate entra a far parte della scuderia di Volkov. Ho notato che ha esitato un po' prima di accettare, ho visto. ma sai, il Nominate è comunque un anarchico, abbiamo visto che lui è proprio come un po' il Joker dei fumetti, lui è una scheggia impazzita, no? Quindi riuscirà a stare imbrigliato sotto, insomma, il guinzaglio proprio di uno come Volkov, che al momento sta tenendo molto bene al guinzaglio Bogdan, il vincitore della Royal Rumble, è pericolo, mina vagante della nostra federazione. Sono proprio curioso, perché non ci azzeccano questi tre qua insieme, però sì, vediamo. È un problema per gli altri comunque adesso. Ricordati, cioè, che nessuno pazzo vuole trovarsi... certo, però adesso nessuno vuole trovarsi questi qua contro. E sento cosa ha detto? Voglio fare coppie con Bogdan. Sono cazzi di chi se li becca contro, Sì. Tanto qua siamo al nostro primo effettivo match, anche se in realtà un match c'è stato. Ed è... Vichinghi sono sul ring con Ragnarsson che torna a combattere, se non sbaglio, correggimi anzi se sbaglio. No, c'è stato anche un match dove nonostante abbiano vinto, gli strascic sono stati importanti. Voglio vedere cosa succederà a sto giro, perché hanno fatto veramente 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 fatica a combattere contro degli avversari che non erano minimamente al loro livello e ha fatto proprio fatica, soprattutto Wolf ha fatto fatica e Ragnarsson ha avuto più volte togliere le castagne dal fuoco del team. Vediamo, adesso loro ci stanno riprovando, fanno un altro match questa volta contro Ryan e Taylor, vediamo come si comporteranno, però se io fossi nel duo norvegese vorrei vincere e soprattutto convincere, come si dice in gergo, perché bisogna spazzare via i dubbi, cioè ci sono tanti dubbi adesso su loro due, vanno spazzati via. D'altro canto Ryan e Taylor non è di sicuro una coppia che come si dice in gergo pettina le bambole, quindi sono avversari molto difficili per il duo norvegese e sono comunque una coppia che non vuole perdere. Quindi in ogni caso noi che seguiamo lo spettacolo ci guadagniamo di sicuro. Vediamo chi uscirà vincitore da questo match, che tanto è già partito forte, come puoi notare. Sì, allora è partito forte e forte sono anche i colpi che si è preso Wolf, visto che sta subendo parecchio gli attacchi di Ryan e Taylor. Sì, è vero, hai ragione, c'è sempre Ragnarsson che deve pensarci lui a risolvere le situazioni, perché Wolf ultimamente non sta performando come siamo abituati a vederlo, quindi vedremo fin quanto riuscirà a sopperire queste lacune che ha Wolf, suo zio, che intanto è prestito, è il momento, è esatto, è il momento, guarda. Guardate che solo ora hanno pronto ai i tre che sono piccolini quanto cavolo il grosso. Ma tra l'altro, se tu ti ricordi, Ragnarsson già era dovuto venire a levare letteralmente Wolf dai Circus Party, perché Wolf era nel punto più basso della sua carriera, aveva appena perso il titolo e si era alleato con Jester e Timmy Trumpet. E poi anche lì, vedi, lo dicevo prima, un po' come i Nominate e Bogdan, non ci azzeccava niente. C'erano sti due cazzoni e Wolf, che di cazzone c'era forse solo il pellicciotto portato anche a Ferragosto. È dovuto arrivare Ragnarsson a prenderlo, proprio come i vecchi zii, prenderlo per le orecchie e portarlo via. Gli ha fatto come il lupo con i suoi cuccioli. Esattamente, la mancia del cervello e adesso sono tornati. Però insomma, Wolf è veramente pigro sui risultati che sta portando in ring. Deve assolutamente cambiare qualcosa se vuole volta la sua carriera. Sì, concordo. Forse ho un dubbio che sia proprio lo zio che non gli permette di esprimersi al meglio, oppure non è fatto per la categoria di tag. Possono contare anche queste cose. Dici che sia un po' sotto pressione?
Magari non è proprio portato per il, tag, diciamo, per il match di coppia. Tanto qua, la versi Dana. Vedremo comunque. Eh sì, anche perché Wolf comunque ha... fino a pochissimo tempo fa era campione per Takedown, quindi non è che stiamo parlando proprio di uno scarsone da quattro soldi, è comunque un grande lottatore, è in una fase molto involutiva e deve assolutamente cambiarla. Poi insomma, vediamo che succederà. Tanto qua ha rimesso le cose un po' a posto, ha messo solito a fare Ragnarsson e ora dice al nipote, alzalo e pensaci tu. Vedi di non sprecare anche questa. Ma senti, ma secondo te un Ryan e Tyor contro gli Islanders come la vedresti? L'abbiamo già visto, purtroppo sappiamo già com'è andata, però non sempre tutti i match sono uguali, quindi non lo so. Gli Islanders sono il top adesso, quindi per raggiungerli ci vorrà molta pazienza da parte di questo team, che è molto buono, molto ben assortito, però gli manca qualcosa. Sai, te lo chiedo più che altro perché io paradossalmente vedrei più pronti Ragnarsson e Wolf. Perché no? Perché no? Tanto guarda qua, Shooting Star Press ribaltata. Io non mi ricordavo che Wolf avesse anche questa arma nel suo... come dire, questa freccia nella sua faretra. Però ecco, sempre che ti chiedevo questa cosa, perché abbiamo la nostra categoria di coppia in tutta la federazione che è un po' scarna comunque. Cioè abbiamo avuto i Circus Party che hanno tenuto i titoli di coppia per tantissimo tempo e adesso abbiamo il nuovo corso degli Islanders, però di coppie effettivamente ce ne sono poche. Tu hai visto il regno NVG per esempio, era più una fazione che si proteggeva a vicenda, non ha mai avuto l'interesse di andare per i titoli di coppia. E quindi è per questo che ti dico, qualche coppia nuova che potrebbe anche provare. Io sono rimasto molto stupito dagli M&M's. Anzi, gli M&M. I ragazzi dell'892-892, come li chiamo io. Però anche lì, la difesa di chi rispetto agli Islander è troppo grossa. Come fai? Questi vengono sbriciolati subito. Che anche loro sono stati anche già sconfitti. Secondo me ora come ora gli unici che possono riprendersi le cinture o comunque dare il filo alla torcia sono i Circus Party stessi, perché comunque ricordiamo come hanno vinto, non in maniera pulita, però. Sì, e ti ricorderai tra l'altro che proprio questa vittoria un po' sporca è costata il posto al nostro general manager, ex ormai general manager Richard Benson, che non ha accettato questa decisione da parte della federazione e ha manifestato il suo disappunto come solo lui lo sa fare, ma non è andato bene ai grandi capi. Tanto qua proseguiamo col match con azioni un po' confuse anche fuori dal ring. Ma hai visto quello che ho visto io? Hai visto quello che ho visto io? Tyler che ha provato a rialzare, l'arbitro, sollevare sì. Ragnarsson se ne presenta schifo. Fallendo. Intanto qua l'arbitro è a terra, cosa fa? Prova un German Suplex su Ragnarsson che colpisce le spalle e fa segno con una... mamma mia che volo che ha fatto. Intanto qua... lancia la spazzatura letteralmente. Riesce a evitare una mossa. Segue un DDT, un reverse DDT seguito poi da un low DDT da parte di Wolf che prova un calcio, poi si prende un super kick, no, lo evita, colpisce la gamba, attenzione Wolf, cosa fa? Charlie Weasel da parte di Wolf, può essere la fine, attenzione, uno, conto di uno, ormai non è più un tag team, è una bolgia. Tutto può succedere veramente. Ma tra l'altro non so se era una scena di Wizard o forse un accenno di Claymore, forse non lo so. Però era un altro di mezzo. Più sembrava più last shot di Adam Cole. Comunque, anche bravo. Ha avuto il suo effetto. Poi intanto va a segno con una clothesline. Ryan che colpisce Wolf con una serie di stomp.
Lo alza. Prende. Rassegna. Reverse DDT. Si batte sul petto. Si esalta. Intanto Ragnarsson discute con l'arbitro. Qua viene rialzato Wolf. Cosa la fa? No, lo evita. Wolf lo prende. Ma segna una DDT. Attenzione ancora. Combatte anche all'esterno del ring. Ryan mette all'angolo Wolf. Lo fa segna una clothesline. Cosa fa poi? Bulldog. Running Bulldog da parte di Ryan, che ora vuole provare a terminarlo, ma reagisce a Wolf. Attenzione, uppercut. E poi va a segnare la last shot. No, super kick, evitato. Sei scambi, body slam, a segno. Ragnarsson prova a rientrare sul ring, ma finisce con la faccia sull'apro. Intanto Ryan si prende un moonsault. Mi spegne il moonsault. Mamma mia, anche questo match mi sta togliendo l'aria. Intanto prova ancora una reazione. Super kick a segno di Ryan. Può essere la fine. 1, 2 e 3. Ryan e Taylor si portano a casa il match. E ancora una volta Wolf soccombe. E Ragnarsson prova, sì, ma non riesce questa volta a salvare la Rake Buratino. Sempre, sempre, sempre gli stessi problemi che si ripetono ciclicamente. Però adesso devo trovare una quadra, devo trovare una soluzione anche a riguardo, perché signori, qua insomma sono nei guai, anche mentalmente. Allora, sono nei guai. Attenzione, ma grande Simo. Aspetta, 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 che sta parlando. Che ha vinto il titolo, bomba. Cioè, zio, sono troppo felice. Così sta qui. Non posso venire a festeggiare, però ti ho mandato Sawyer con una cassa di birra, così fate amicizia e festeggiate anche per me. Seconda cosa, mi sto allenando, guarda. Il dottore mi ha detto che posso già tornare a combattere tra un po', quindi Elimination Chamber, c'era una cosa tra amici, però quel titolo torna da me. Un saluto a tutti gli amici dei IVWR. Ciao. Simo ci manda i suoi saluti. Cioè Simo, scusate, Nen ci manda i suoi saluti. Palesemente ubriaco. E intanto ha detto che il titolo tornerà nel suo mano. Eh sì, chiedo scusa. Chiedo scusa per aver fatto confusione al riguardo, però sai che la grande amicizia che lega Nenno e Simo, appunto, è talmente profonda che a volte faccio anche fatica a ricordarmi chi è uno e chi è l'altro. Assomigliano anche un po', qui. Colgo l'occasione intanto per scusarmi, ma purtroppo, non so se avete visto, per motivi tecnici, durante le fasi finali del match di coppie tra i norvegesi Ryan e Taylor, invece sono stato assalito da una fan che mi ha costretto a mutare il mio microfono e a chiamare la sicurezza per fare spazio, perché insomma è il bello della diretta, a volte succede anche questo, però abbiamo risolto questo problema qui e sono tornato operativo al 100%, ma d'altronde come sappiamo tutti che lavorare per Takedown comporta anche questi benefici. Allora, intanto noi torniamo all'azione in ring, perché settimana scorsa, diciamo un piccolo reminder per chi non ha visto, settimana scorsa Masada in persona è uscito e ha detto che i fans, cioè ha praticamente sputato su un piatto di mangia, perché i fans ha detto che non si meritano di vederlo lottare, si sarebbe preso una piccola pausa e invece non è proprio così, perché Ghost è uscito e ha detto: a me non sta bene il tuo modo di confortarmi e voglio andare contro di te per il titolo. E Masada gli ha detto: ciccio, stai calmino innanzitutto, ti faccio affrontare un mio allievo della mia scuola veneta, se riesci a batterlo andrai contro di me e se riesci a battermi allora ti darò un'opportunità titolata per il prossimo pay per view. Quindi adesso si gioca tantissimo Ghost a riguardo, perché ok, ha sconfitto il primo avversario, adesso deve fare il secondo livello e non è ancora finita comunque la sua avventura. E infatti si prende subito una tornado di DT proprio nella faccia, dopo che ha subito l'operazione di lifting,
come dice il nostro general manager Simone, neo general manager tra l'altro. Prima ho detto che questo sarebbe stato il match della serata e lo spero vivamente, perché sono dei lottatori che apprezzo parecchio, nonostante Masada abbia dei metodi un po' particolari, però chi siamo noi per dirlo se è giusto o sbagliato? L'importante è scoprire a casa i risultati. Lui comunque è stato campione. E intanto qua subito ci delizia in pieno volto. Ghost ha conosciuto il numero di scarpe di Masada. Dopo al limite gli chiediamo anche com'è andata. Comunque guarda, vedi, prima ero cieco ma adesso ho visto la luce. Non ero d'accordo con quello che aveva detto Masada, ma poi Simo mi ha detto, gli ho detto io di fare così, e c'aveva ragione allora. Tanto attenzione a Ghost. L'apron, questa l'ha sentita. Tommy, non è che tutto quello che dice Simo ha ragione, non è che il general manager lo definisce Dio onnipotente. Quindi io mi dissocio da quello che tu stai dicendo. Quindi attenzione, distruggono la barricata, è una spear Masada, basta Ghost che deve sicuramente reagire se vuole avere un'opportunità. Prova il polo! Guarda Masada che si prepara. Che match! E allora sai cosa ti dico? Fight forever! E questi fanno fight forever, muoiono vero, Ma sai che ora che ci penso, perché le tradizioni sono importanti, Jack. Secondo te, chi vedi favorito? Allora, credo, io spero Ghost, così potrà combattere per il titolo. Però Masada è tosto, in qualche modo lo trova per vincere. Tanto qua si prende una sedia di Ghost. Tanto Ghost se ne è fatto un piccolo balletto prima. Sì, sicuramente praticava breakdance prima di fare il lottatore. Attenzione, Ghost cosa fa? Va nell'apron, springboard! Senton da parte di Ghost, ma Masada si arrabbia e registra subito, va segno con... smash, poi atomic drop e body slam, grandissima combo, combinazione. Combo di mosse vecchia scuola, ma molto molto efficace. Infatti certo. Guarda, si è preso il pallino dell'incontro. Tanto qua cosa fa? Alabama Slam! A segno, è proprio lo schienamento! 1-2! Quanto di 2! Sai che credo che l'abbia interrotto lui perché vuole continuare a pestarlo? Non so se è uscito veramente Ghost dallo schienamento. Secondo me Masada si vuole accanire. Sì, però forse ha visto che è talmente in controllo del match che non vuole. Che può fare quello che vuole. Infatti così no. Arca Madonna, no! Evita, attenzione Ghost! Spia, no! Scocchiata! Fino volto! Vedi, è proprio quello che stavo per dirti, non bisogna mai sottovalutare il proprio avversario, è giusto credere in se stessi, ma non bisogna mai sottovalutare l'avversario, perché hai visto, era un attimo, mossa ribaltata e stavi per perdere il match. Attenzione, intanto qua, suplex stunner! A segno, la parte di Ghost! Che pulizia di esecuzione! Feeling back! E Kelbo! Poi cosa fa? Harry Sweep? No! Masada evita! Mossa acrobatica, spinning kick da parte di Ghost! Grandissimo match finora! E poi elbow drop, no! A vuoto! Masada raggiunge front drop kick! Quasi uno shotgun drop kick da un certo punto di vista, ma. E poi qua ancora! Un calf kick da parte di Ghost! Mamma mia, ma stanno tirando fuori dall'arsenale tutto quello che hanno imparato nella storia del wrestling. Attenzione, intanto qua non si la pedigree. Senti il pubblico. Senti tutto il pubblico come si sta esaltando. Guardali. Pedigree e poi continua con queste ginocchiate. Lo vuole infortunare. Attenzione, sale sulla terza corda, Ghost.
Cosa fa? Si lancia elbow drop! Dalla terza corda a segno! Hazard non ne ha più, un altro ancora, no, però reagisce, adesso si partica al volo! Wow! Wow! Guarda! Lo schiena! E adesso deve chiudere! Uno, due, e no! Incredibile, ma perché non è già un match per il titolo questo? Fight for hell! Madonna, che mossa che ha messo a segno Masada, ha avuto una reattività pazzesca, attenzione, prova calcio, no, Ghost reagisce, Madonna, la coppia, di coppia la mossa, 2, e no! E qui però, qua gli chiederai copyright Masada però, eh? Eh sì, intanto attenzione, è riuscito, all'angolo, lo carica sulla terza corda. Cosa vuole fare? La branca, attenzione, per un suplex. No, DDT! No, DDT nella seconda corda! Forse non è riuscito a caricarlo. Ha modificato la mossa di un DDT, attenzione, intanto qua lo blocca. Powerbomb! A segno! Masada, attenzione, lo chiama. Ghost in rialza, front dropkick, ancora shotgun dropkick. Volevo chiamare, chiama l'Arcamadò! È pronto, tutto pronto, in terra, è finita. No, è ribaltato. Cosa fa? Calcio, no, lo blocca. Bellissimo. Io raccontavo Simmo l'altra volta, questa mossa qui su Tekken 3 si chiamava Neutron Bomb. Potrebbe essere la mossa, giusto per... A segno, può essere la fine, uno, due. Pazzesco, tu prova a pensare. Che match, prova a pensare. Se Ghost vince e fanno un match come questo al pay per view, vinciamo tutti. Attenzione, Spear lo prende però male. Masada qua è riuscito a schivare leggermente. Anche se ne ha subito lo stesso. Le conseguenze, lo rialza. Finisce in back elbow ancora. No, lo evita. Proprio un bel piede, no. Closeline ancora, se gli scambi e poi a segno con un follow smash. Mamma mia, ma che combinazione mossa, attenzione, cosa fa? Lo chiama. ci siamo fini, McGeek a segno ed è la fine. Uno. Due e... Ma che succede? Guardalo, ancora. Masada, non fare queste cose qui, perché guarda che ti rientra nel taschino, poi, sta attento. Ghost si è ripreso subito. Cosa fa? La reshape ancora, all'angolo. Va a segno, no! Evita, va a sbattere contro le protezioni, e lo mette a segno, attenzione, crossface! Crossface fa parte di Masada, potrebbe essere la fine. Ghost è stanchissimo. Arranca al suolo. Però attenzione, riesce a avere forza per reagire. Grande fuori, cuore, attenzione. Grande cuore. Cosa fa jumping knee a vuoto? Cosa fa? Double shot nel secondo. Protezione del paletto. Qua Masada può essere stordito. Attenzione, calcione. No, evita, lo gira. Ancora calcio, però pugno. È stordito. Springboard. Stunner. Seguite l'elbow drop. Ma quante mosse avranno fatto? Se vuole chiudere, deve chiudere adesso, se vuole chiudere. Ora o mai più. Eccolo, prova il pedigree. Attenzione, a segno. E sono entrambi a terra, esatto. Però. Ci rialza subito Ghost e prova lo schienamento. Uno, due. E... No, guarda. Non... Guarda, davvero fight forever. E infatti guarda la gente, guarda. Se ne va, spegne la spear! La spear può essere la adesso spear. È finita per forza, dai! Uno! Due! Non ci posso credere! Non ci posso credere! Qualcosa di pazzesco! Ghost lo rialza, no! Grazie di Masada, che va l'Arcamadò, no! L'Arcamadò arriva! No! Ghost, no! Lo fa estio! Violenza! Sbatte la nuca al tappeto con violenza e Masada si porta sulla terza corda. Cosa potrebbe fare? Essere la fine. Indica. Impazzito. Non lo fare. Non lo fare. Dica il cielo, l'ecco.
Culata clamorosa. Attenzione che va a fare 4 e suplex da parte di Ghost. Ci riprova forse. Pugno, calcio. Calcio anche alle corde, così ancora. Picchiamo tutti. Piena foga, però qua reagisce Masala. Attenzione, cos'è? Attenzione, regal suplex. Madonna, com'è caduto male. Lo chiama, attenzione, cosa vuole fare calcio? Ha scherzato col fuoco, ma è stata qui, Però reazione gomitata. Arca, ma non ancora! Ancora! Non può uscire, non può. 2 e 3, porta a casa la vittoria, gol! E allora è ufficiale, signori. È ufficiale. Abbiamo... Abbiamo ufficialmente un primo match. Oltre ai partecipanti di Mission Chamber, abbiamo ufficialmente un primo match, ovvero Vedi che macchina c'è la birra da parte di Nenno. Consolier. Che è sta roba, Borotalco? Allora, vieni qua un po'. Segui a me. Questo è il mio paradiso, il mio harem. Lo vedi come lavorano bene le mie donne? Questa è roba di qualità, Nevo. Guarda e ammira. Questa è la polvere della vittoria. Vuoi assaggiarne un po'? Dai, vabbè, dai. Bello, vero? È maleducazione non provare. Bello. Io provo. Qua ci sono tanti soldi, amico. Fammi provare, dai. Altro che le tue birre. Ma che è sta roba? Ma sei sicuro? Qua Cristuna ha fatto vedere al suo il suo garage, diciamo, di produzione. Non è molto non sono indicato. Proprio non sono proprio sicuro di quello che ho visto, ti dico la verità. E nel dubbio mi dissocio lo stesso, ecco, diciamo che non sono favorevole a far vedere certe immagini, diciamo. Comunque, vabbè, non sappiamo cosa fosse, lo possiamo intuire, però allora, diciamo una cosa, abbiamo visto a Over the Rope l'attire di Cristuna, diciamo che se il Borotalco l'avesse usato forse non avrebbe avuto la macchia sulle mutande, Comunque qua intanto Cristuna sta facendo un'uscita con Sawyer. Sawyer è un amico di Nenno. Non lo so. Comunque, chiederemo spiegazioni. Ci stanno deliziando con questi segmenti. Sicuramente, ecco, diciamo che il dubbio che tu hai sollevato è molto importante. Che ci fa Sawyer, amico di Nenno, con Cristuna? Aspetta, Nenno gli ha mandato le birre a Cristuna, quindi Sawyer gli ha mandato le birre, l'ha detto prima che come regalo, e però Cristuna lo gli ha . Detto guarda, non me ne faccio niente delle birre, guarda cosa ho, il mio inibitore è questo, e quindi... però lo sai che tra Nenno e Cristuna ci sono un po' di storie tese, voglio dire. Ma io vedo da parte di Nenno che sta provando a... cioè comunque si conoscono, sta provando a mantenere gli animi un po' così. Cristuna di stendere un po' le cose, sì, infatti, di apparecchiare anche come ecco, esatto. Vabbè, senti, dai, torniamo intanto all'incontro, perché comunque abbiamo un signor incontro, abbiamo Gold Thunder. Attenta che insomma è sempre un po' un mezzo e mezzo, no? Né carne né pesce, grande atleta, grande spettacolo, però concretizza pochino. E dall'altra parte abbiamo Bobby Blackwell, che comunque ha le idee chiare, l'abbiamo detto già altre volte, sa cosa vuole, non si vergogna a chiederlo, anzi, avevo fatto presente la sua richiesta qual è. Insomma, deve un attimo darsi da fare al riguardo. Sì, qua non capisco molto questo match, però è un match, io ve la vedo è un male. Match. Sì, la vedo male per Gold Thunder, per quanto sia molto bravo tecnicamente, il gran talento della lucia libre, Bobby Blackwell è il quadruplo, guarda la differenza che c'è.
Sai cos'è? Può essere che Simone abbia comunque voluto darci un match spettacolo per deliziare i nostri occhi. E lo sai benissimo che Simone, le sue scelte sono sempre corrette quando si tratta di amministrare takedown. Non avevo dubbi, Tommy. No, lo so. Io questi match fuori categoria non mi piacciono, però sono qua per commentare, non per giudicare. Quindi... Allora, non giudichiamo, commentiamo. Non giudichiamo, commentiamo. Tanto qua, con il volo, col Thunder, come se non ne avesse già fatto in precedenza. Lanciato cortesia, come spazzatura. Cortesia, Airbody Blackwell. Si paga il biglietto? Spero per lui si vola gratis. Oltre al danno anche la beffa, quindi. Però insomma dai, Gold Thunder ci sta provando e si sta andando a fare al riguardo. Poi un pochino di difficoltà adesso lo cominciamo a vedere. Gold Thunder ha una tenacia forse pari a nessuno. Non ha timore di niente, qualsiasi sia il suo avversario davanti. Poi sarà il peso, sarà l'altezza, lo limitano un po', per l'impegno sicuramente e il talento ci sono. È comunque un grande lottatore di esperienza e riesce ad adattarsi molto bene a ogni tipo di lottatore. È veramente un esperto, no, del ring, sa quali sono le migliori strategie da attuare in base all'avversario che ha davanti e si vede, insomma, voglio dire, come ho detto prima, l'esperienza fa tutto anche in questa federazione. Cioè non toglie che comunque Gold Thunder, anche lui ha tanta grande esperienza. Attenzione. Sì, vedi, proprio quello che dicevo. Vedi, Gold Thunder può essere esperto quanto vuoi, però a volte anche il pilotaggio fa differenza, Ci sono le categorie proprio sta per quello, però abbiamo avuto nel wrestling soprattutto esempi dove smentiscono appunto questa cosa. Però diciamo che la maggior parte delle volte chi pesa di più ha la meglio, soprattutto se c'è una differenza, soprattutto se c'è una differenza abissale come appunto quella del peso di Gold Thunder con Bobby Black. Sì, poi soprattutto insomma se tu mi citi il Rey Mysterio di turno che vince contro Big Show, lo sai che sono delle eccezioni a volte, no? Lì in quel caso forse è il cuore che va oltre l'ostacolo. Intanto quindi... guarda, Bobby Blackwell che dà una carezzata, per così dire, alla nuca di Gold Thunder dopo che Gold Thunder gli aveva mandato sopra un messaggio preciso, diciamo. Cioè seduto sopra, letteralmente. Comunque beh, Bobby Blackwell ormai in totale controllo dall'inizio del match. A parte uno sporadico momento di Gold Thunder, ma Bobby Blackwell mai in difficoltà. E onestamente se mi chiedi un favorito, la risposta mi sembra abbastanza scontata, ecco. Tanto qua, Oh, però attenzione! Reazione di Gold Thunder con lo springboard back kick. E Bobby Blackwell è a terra. Attenzione, cosa fa intanto qua? Lo chiama? Thunder kick? E forse se c'è un'occasione, questa è il momento di chiudere Gold Thunder. Gold Thunder qua da fare. No, Zichiri, no. Bobby Blackwell lo schiena, uno, no. Bellissimo suplex. Che bellissimo suplex. E no, riesce a uscire. Che pulizia di esecuzione, l'ho visto proprio da portare a scuola. Bobby Blackwell è maestro, cioè una pulizia nelle tecniche è invidiabile. Tanto qua un jumping knee all'angolo, Gold Thunder viene rialzato, ha il sweep adesso, va contro l'angolo, cosa fa? Lo gira, lo mette all'angolo, lo posiziona bene, pugno, no, reazione di Gold Thunder. No, Shotgun free kick. Sembrato ora mai più Gold Thunder. Schienalo! Ma perché non ha schienato? No, ma che fa? Se ne va. Che fa? No. Questo ha preso un oggetto contundente. Ma io sto guardando adesso qui la card. Non vedo che è senza squalifica questo match, non mi sembra.
Schivo non ha cambiato le regole in corsa. No, non siamo stati informati. Comunque, non l'ha usato, logico che non corre rischio. Qua devo provare a alzare, reazione di Bobby Blackwell. Pensare a cosa fa. Prova a chiudere, prova a chiudere suolo, il match. Uno, due, conto di due. Hai visto la gambina di Goaltender in confronto alle due braccia di Bobby Blackwell che l'hanno sollevato? Sì, è proprio... pazzesco. Cos'è? È proprio il caso di dirlo che Bobby Blackwell è il tonno che taglia il grissino. Esatto, intanto qua di astuzia fa sbattere Goaltender contro le corde. Prova un bel suplex. No, ribaltato. Ancora evitato, anche lo shotgun knee. Schianta adesso contro l'angolo. Adesso cosa fa? Lo sbatte l'angolo e poi belly to belly suplex over the head sopra la testa. Attenzione qua cosa fa, forse la bombshell. Vediamo se la prepara. Prova, no, reazione di Goaltender. Ribaltata, vai Goaltender, vai Goaltender, vai. No, reazione, cosa fa? Va a vuoto con sacco di sub. Attenzione, Southern suplex. Non so se hai notato, tra l'altro, hai visto l'esperienza di Bobby Blackwell che gli bastava fare un passo indietro per annullare Goaltender, che essendo corto ha, come dire, una portata molto minima. È stato molto astuto. Beh, d'altronde ha un'esperienza decennale. Questo qua evita un calcione, sì, e poi assegna un altro belly to belly suplex. Stavolta non over the head. Cosa fa? Un'occhiata. Discus clothesline. Tributo a Brody Lee. Attenzione. Uno. Due. Quanto due. Si dispera Bobby Blackwell perché non si rende conto neanche. Cioè non si può. Non si dà pace per non aver neanche portato il conto di due. Qui, se ci fai caso, abbiamo una storia diversa rispetto al match prima che abbiamo visto tra Ghost e Masada. Masada ha continuato a sottovalutare l'avversario e alla fine ne è uscito sconfitto. Qui invece abbiamo Bobby Blackwell che sa benissimo che comunque Goaltender, seppure più piccolo, è una prova impegnativa e quindi sta cercando di chiudere in fretta il match per non portarlo avanti. Però Goaltender è molto, molto esperto anche lui, e soprattutto è un lettore di cuore, e il suo cuore in questo momento lo sta salvando, ed è l'unica cosa che lo può salvare, perché Bobby è una montagna. Sì, a lungo andare può prendere tranne vantaggio, perché comunque... visto, ha provato la spear tra le corde e gliel'ha evitata di nuovo, vedi, proprio come ti dicevo prima. No, qua entrambi lottatori a terra, sì. A lungo andare può essere un vantaggio per Goaltender, che sicuramente ha più cardio rispetto a Bobby Blackwell, essendo la metà. Quindi vedremo. Più il match si porta, cioè si allunga, si allungano i tempi, e più Bobby Blackwell rischia di non portare la vittoria a casa, perché comunque con tutti quei muscoli avere anche una resistenza, un fiato, la vedo dura. Assolutamente, l'hai detto. Andato qui, aia, non voglio guardare. Qua Goaltender non ha neanche il tempo di schivare questo treno in corsa. Questa è una crudeltà assolutamente gratuita. Bobby Blackwell è così. Non si fa. Lo conosciamo. Non si fa impietosire. Intanto guarda un calcione una volta. Hai visto tra l'altro che ha anche sparecchiato la tavola dei nostri colleghi americani. Sì. La vedo molto dura per loro. Guarda. No, dai Goaltender. Niente. Ha provato ancora una volta a reagire Goaltender, ma poi Blackwell finisce con la faccia sull'apron, anzi con la maschera. Attenzione, reagisce Goaltender, torna all'azione sul ring. Prende in rincorsa, round of kick evitato. Attenzione cosa fa? Questa è la bombshell! E ora?
E ora uno, due, no, ma come è uscito? È uscito dalla bombshell. Qua infatti sono fatto per il Black. Perché? Perché ha fatto questo non lo so. Però mi è piaciuto molto. O forse, forse per dire, guardate, è questione di tempo, quindi cioè, mi ha ricordato un po' Celentano da quel punto di vista lì. Esatto, intanto attenzione, no. Niente del vertical suplex. Bobby Blackwell cosa fa? Full Nelson Slam. Attenzione, 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 qua l'arbitro ferma Bobby Blackwell, c'è il Thunder. Gol Thunder che si tiene la schiena, forse un infortunio. Bobby Blackwell prova a colpirlo e no, è una finta di Gol Thunder, è stupissimo. Nella prova, attenzione, cosa fa? Un Nelson Face Slam a segno. Gol Thunder per la vittoria. 2. No! Mi è uscito a rubare la vittoria perché comunque ha finto l'infortunio. È stata una furbata degna, sì, del... Ma che è successo? Cioè, stava per chiudere il match con questa mossa. Hai visto, sì, che roba? Ma non dico banale, ma Full Nelson Face Bust. Incredibile. Spatto dei pettorali di Bobby Blackwell, Gol Thunder. Attenzione, Snapmare, cosa fa? Calcione ancora alla schiena, ricordiamo che la schiena che ha avuto, ha accusato dolore, anche se magari entrava fosse una finta. Speriamo, speriamo che non sia necessario l'intervento dei medici. Attenzione, attenzione, attenzione. Dopo il match. Seconda bombshell a segno. E questa è la finita, dai. 2 e 3. Bobby Blackwell porta a casa il match. Non senza. Diciamo che si è sudato la pagnotta, però complimenti per te. Complimenti per te. Che non è più sconfitto se non sulla carta. Che sta succedendo? Ma quello è Thunder Paul. Cioè, Gol Thunder passeggia, attenzione, no! Ma no! Ma perché? No, ma che fa? Ma Thunder Paul via, no! Tanto guardalo, guardalo Bobby Blackwell che gli dice: hai visto il mio ginocchio? A Elimination Chamber ci incontreremo. E Thunder Paul gli sta rispondendo: sono pronto, ma intanto. No, povero, povero Gol Thunder. Qualcuno chiami la sicurezza, lo dividetevi per cortesia. Ma povero Gol Thunder, voluto e mazziato. Ancora non lo... E in tutto questo, e in tutto questo Morris dove è finito, che diceva che Thunder Paul si comportava male, ha tolto la maschera, ha tolto la maschera piena di sangue, gli ha tolto la maschera, non si vede il volto di Gol Thunder, però gli ha tolto la maschera. E Bobby Blackwell che rimane lì. Oh, ma quanto deve chiamare la sicurezza, per favore, eh? C'è stato qua Ripcord Knee. Mamma mia, una maschera di sangue Gol Thunder. E riusciamo a vedere anche il suo volto. Mamma mia, che bestia. Che bestia, veramente. Qua si gira, sguardo verso Bobby Blackwell e dice: così si devasta un lottatore, non come hai fatto tu. Sentiamo intanto di qua, caro General Manager. Scusa, ma volevo chiederti una cosa. Per caso gli arbitri hanno perso l'uso delle mani? No, perché mi sembrava che il conteggio di stasera fosse un po' lento, ma non vorrei mai dire 1, 2, 2 e mezzo, 2, 3 quarti, 2, 45. Hai da dirmi qualcosa? Sì, guarda, ti do pienamente ragione, è stato veramente imbarazzante, anch'io ero lì e quasi non ci credevo, di una lentezza incredibile. Comunque, tranquillo, ci penso io. Facciamo così, settimana prossima tu contro l'host, un altro rematch, e chi vince sceglierà la stipulazione con la quale vi affronterete a Elimination Chamber. Che ne pensi? Direi che come idea è fenomenale, caro General Manager, davvero bravo. E ho già in mente che stipulazione fare. Quindi allora alla fine
caro Jack, non era Masada che stava sottovalutando il suo avversario. È un problema. È un problema di arbitri, meno male che Simo se n'è accorto ed è andato a intervenire e questo problema non si ripeterà mai più. Bravo Simo. Però, caro Simo, adesso poi ci devi una spiegazione, perché sicuramente tu ce la potrai dare. Io ho solo due domande per te. Voglio sapere, uno, qual è il motivo, perché sicuramente c'è ed è sicuramente giusto, qual è il motivo per cui il nostro grande campione ha fatto quello che ha fatto col Thunder? Forse per mandare un messaggio a Bobby Blackwell, probabilmente. Quindi poi spiegacelo, per favore. E il motivo numero due, ma quel grande campione d'altri tempi, quel, come dire, quell'anziano saggio che risponde al nome di Morris, dov'è finito? Che era sempre qui che diceva che lui, sono qui per fermare, sono qui per salvare Thunderpool da se stesso perché sta diventando troppo negativo. Dov'è finito? Perché non ha impedito quello che è successo? Rispondeteci a queste domande. Sì, giusta analisi, giusta le domande. Ho notato una cosa, Masada, hai sentito cosa ha detto? So già che stipulazione scegliere, convinto che vincerà. L'arroganza fa da padrone. Però occhio Masada, perché l'abbiamo detto anche prima, l'arroganza non porta bene, attento. Ma torniamo intanto nel match, perché qui c'è la resa dei conti tra Cavallo Pazzo e Benny Green. Due che non si sopportano assolutamente e che, insomma, forse vogliono appianare anche le loro divergenze proprio prima di Elimination Chamber. Anche se poi, insomma, non è che le divergenze puoi appianare pestandoti con il tuo avversario. Ma da noi funziona così. Sì, questo è un match da pay per view, Cioè, è meno evento della serata, ma questo è un match da pay per view. Subito Benny Green è arrivato a takedown da NVG, ha subito messo in chiaro le cose, accetta la sfida di chiunque, se l'è presa con il povero Crazy Horse, povero per modo di dire, perché comunque sappiamo che tipo di lottatore è, quindi sì. Sì, vai Tommy, dimmi. Scusami, sono d'accordo con te, volevo solo aggiungere una cosa. Benny Green è arrivato e ha subito fatto un promo takedown, se ti ricordi, dicendo io prometto a tutti, in qualità di dottore, prometto a tutti traumi, contusioni, ossa rotte, no? Proprio un bollettino da ospedale. E devo dire che comunque già NVG aveva fatto vedere delle ottime cose, era in una buonissima striscia, si vede che è un lottatore che si sta allenando bene e combatte altrettanto bene. E tra le tante piccole cose, apro e chiudo una parentesi, è l'unico del regno che non ha tradito il King, perché hai visto Prisoner, hai visto Furious Cox, però Benny Green forse non ha fatto in tempo a tradire il King, non lo sapremo mai, ma perché è stato allontanato da Cox nel suo grande piano per liberare le bugie dal King, appunto. Dall'altra parte invece abbiamo Crazy Horse, che è il beniamino del pubblico, la maglietta più venduta dei nostri store. Però è come lo diciamo tutte le volte ormai, lui è un po' in parabola discendente. Dal main event di WrestleMania in poi non ne ha azzeccate tante e ci dispiace, perché lui ha comunque delle grandi qualità, deve rifarsi e Elimination Chamber sicuramente potrebbe essere la sua occasione. Sì, allora Crazy Horse ci sta, dopo che hai fatto un anno, l'anno passato, così a fuoco, così a mille all'ora, un po' ne risenti. Poi stai andando contro uno che è un astro nascente della federazione, sta crescendo, sta migliorando ogni giorno che passa, Benny Green. E Benny Green, appunto, non è riuscito a tradire, tra virgolette, il regno, perché è stata talmente tanto veloce la sua, appunto, ascesa, che neanche ha pensato. Tanto attenzione qui, standard che potrebbe chiudere il match. Uno, due, conto di vedi quello che dicevi? Astro nascente proprio, hai visto? Due e mezzo. Comunque stavo dicendo, Benny Green mostra che comunque sta dimostrando tutto il suo valore, già a combattere nella mia vecchia puntata, appunto lo dimostra.
Infatti però... sì, ma infatti vedi, queste cose non passano inosservate, perché Simo cosa ha detto? Tu vai a Elimination Chamber, che ricordiamo sarà 3 di Fury contro 3 di Takedown, e chi vince andrà a WrestleMania a sfidare il campione del suo roster. E poi ricordati, c'è sempre l'incognita di Bogdan, quindi sai, vince uno di Fury, Bogdan sceglie di restare a Fury, a WrestleMania hai un triple threat per il titolo. Vedremo. Sì, beh certo, Bogdan può scegliere chi vuole, anche un titolo di UG per se vuole. Intanto qua, attenzione, perché non ci sono da nulla! Da nulla! Vedi, non ci siamo distratti parlando appunto... Stavamo parlando bene di lui, e lui cosa ha fatto? Ha vinto il match! Da nulla! Vedi che c'ho ragione, questo è... sta diventando forte, forte, forte... Attenzione, eccolo, volete! Lo volete! La pacchetta più rapida, più faccia a faccia con Benny Green, sentite il pubblico invisibilio. E qua possiamo avere la futura stella di Takedown contro la stella che è stata di Morris, forse un passaggio della torcia. Eh beh, sì, Morris comunque è il passato, diciamo, l'attenzione dietro a Simo! Simo! Ciao Simo! Simo, salutaci! Salutaci Simo! Morris contro sì, ma cosa vuole fare? Lo sfida! Simone, che fai? Vai via da lì! No! No, ehi, non ti permettere, Jack! Non ti devi permettere! Questa minaccia è Simone! Ti spaventa, la prossima volta gli dice te lo do vero! Non la posso accettare parte... questa cosa qui, eh! Che figura! No, qua si, le telecamere si spostano nel backstage, ancora Morris. Sì! Oh, no. Questo è quello che chi succede! È? Ma chi è? Quello colpisce come chi è? È proprio lui! È proprio lui! È proprio lui. Dopo aver attaccato Robert, adesso è il momento di Morris. E questo è quello che succede quando vai contro Simo. Hai visto? Ma... attenzione, intanto qua perde sangue copiosamente Morris. Viene trascinato! Va contro la scala, Ma perché? Questo è proprio un... insomma. Ma scusami, io non l'ho mai visto, non c'ero... non ero presente per altri motivi. Intanto qua ci fanno vedere l'inquadratura. Mamma mia, ma lui è Riot, non hai visto? È tornato alla Royal Rumble col numero 30. Poi non l'abbiamo più visto. Dopodiché ha attaccato Robert settimana scorsa alle spalle, proprio Robert tra l'altro in un match contro Benny Green, vedi che è un po' una cosa che torna, e adesso invece credo che abbia messo nel mirino Morris. Oh mamma mia. No, la macchina. La maglietta lo dice chiaramente, ossa rotte. Quindi è il trottetto di Simone questo. Non ne ho idea, ma glielo chiederemo sicuramente appena ne avremo l'occasione, perché Riot a me stava dando l'idea più di essere una sketch impazzita, e invece non lo so. Comunque, con queste immagini che personalmente mi soddisfano molto, io vi saluto, quindi buona sera, buona continuazione dal vostro simpaticissimo Tommy. Jack, lascio a te la parte finale. Sì, niente, vi saluto, sono rimasto molto scioccato, è stata una grandissima puntata, ringrazio Tommy per avermi aiutato nel commento, e ringrazio tutti voi ragazzi per il vi auguro una grandissima e buona serata a tutti.